Buon pomeriggio a tutti ragazzi, ben questo video parleremo ben di che cosa? Parleremo dei spoiler del sapere, ovvero una serie tipo del sapere delle cose, cioè riguardo al mio canale. Ma questo video si intitola, anche che ve lo dico cosa sarebbe, ma Biagio, che fine hanno fatto gli altri nuovi video che dovevi portare? Così si intitola il video. Adesso andremo a analizzare il motivo e anche il perché. Ve lo dirò. Buona visione. Beh, Garbatron vs Zombie Tsunami, ragazzi. Cosa significa? Però non parleremo questo, perché sono rimasti gli unici due. Gioco degli UFO e gioco degli zombie. Chi riuscirà a finirlo per prima? Garbatron oppure Zombie Tsunami? Poi lo scopriremo ben presto. Vi ricordate che avevamo eliminato Dino Hunter, che è stato sconfitto? E poi l'era glaciale 4? Ne mancano due, Garbatron e Zombie Tsunami. Sono ancora. Ed è al 40%, quindi è ritornata sia la neve che la pioggia. Ma visto che è periodo estivo, non credo che ci saranno queste perturbazioni. Comunque, vado a punto. Avete notato che dovevo uscire altri video nuovi, tipo Jurassic World 2 e l'astronomia, ma parleremo di Jurassic World 2 perché non è uscito. Prima di tutto, non è che è come in Jurassic Park, è che il problema è che ora c'è troppa memoria. Non vorrei che se durasse così tanto mi ingombrerebbe tanto. Se arriverei a 25 GB di memoria, allora potrei installarlo. Comunque, è un bel gioco, no? Poi riguardo all'astronomia. Non c'è nessun pianeta da osservare, a parte la Luna. Ma io volevo tipo un'osservazione completa, anche con qualche pianeta. I pianeti, vero? Mercurio, Venere, Marte, Giove, Saturno e Urano. Può prendere il mio telescopio. Forse anche Nettuno, ma non sono mai riuscito a prenderlo. Quando spunteranno qualche pianeta, poi daremo il via alla nuova serie Astronomia. Parliamo dell'inquinamento luminoso. Questo è il 100%, come si vedrebbero i pianeti. Visto, manco si vedrebbero, nemmeno Mercurio, Venere un pochino, Marte, Saturno. Questo è l'inquinamento luminoso al 100%. Beh, questa qui è una simulazione. Sembra che hai il buio, ma siccome ci sono le luci, purtroppo il buio ti fa credere che sei sotto le stelle, invece sei in un cielo oscuro. Questo qui è il 50%, un po' di Via Lattea si potrebbe vedere. C'è Mercurio, Venere, Marte, Giove e Saturno e si vedono più che bene. Non la dà l'indicazione di Urano perché è un pianeta molto lontano.
e quindi non è facile individuarlo. Comunque passiamo ora al 100%, no scusate, al zero inquinamento luminoso. Guardate che spettacolo si vedrebbe. Mercurio, Venere proprio che abbaglia, quasi che si può vedere anche il pianeta a occhio nudo. Marte, Giove e Saturno. E il cielo è coperto da tanti puntini bianchi che sarebbero le stelle. Così sarebbe il cielo se fosse zero inquinamento luminoso. Proprio non c'è più il buio in alto che guardate nel cielo, ma tanti puntini bianchi nel cielo sparse, che sono le stelle. Sarà un po' difficile individuare i pianeti, che possono esserci anche stelle un po' più luminose. Però parliamo dei pianeti. Mercurio, allora, è il pianeta che va sempre con il sole, nel tramonto o si vede anche all'alba. Poi Venere, si può fare anche la faccia, forma. Marte, Giove, Saturno e Urano. Beh ragazzi, spero che questo video bende di spoiler sul sapere. Ma Biagio, che fine hanno fatto gli altri video che dovevano uscire? Mi sia piaciuto, iscrivetevi al canale, mi raccomando, mettete un bel like. E scusate, mi ero confuso perché Instagram neanche ce l'ho e quindi non posso dirlo così a caso. Comunque spero che il video vi sia piaciuto, like, e noi ci vedremo al prossimo video con Dexter, quarto episodio, La Valle Ventosa. Ciao, alla prossima, ciao.